Ciao, oggi mi spetta solo un angoletto perché Sacher ha invaso tutto il mio spazio vitale, quindi sono un po' appollaiata. Questo è il secondo video della serie dedicata all'organizzazione del tempo e al metodo di studio. Cominciamo! Ciao e bentornati su Fuori Classe Academy, dedicato alla preparazione del concorso per la scuola del 2020. Io sono Irene, ho vinto il concorso ordinario nel 2016 e attualmente insegno latino e discipline letterarie in un liceo di Roma. E Fuori Classe Academy è nato per accompagnarvi lungo il percorso per diventare insegnanti. Se volete sostenere questo progetto, ricordatevi di iscrivervi a Fuori Classe. Nello scorso video abbiamo visto insieme come trasformare i nostri obiettivi di studio in una concreta pianificazione trimestrale e mensile, con un metodo molto agile che richiedeva soltanto due strumenti, e cioè l'allegato A del bando, quello contenente i programmi di studio per ciascuna classe di concorso, e due fogli di lavoro. Se avete già scaricato dal sito di Fuori Classe i fogli di lavoro, se avete cominciato a compilarli o ad adattarli in base alle vostre esigenze, o se avete domande su come utilizzarli in maniera più efficace, scrivetemi pure nei commenti sotto a questo video, perché è molto importante confrontarsi e condividere strategie e approcci allo studio. Se invece non l'avete ancora fatto e siete interessati, vi lascio il collegamento nella descrizione sotto a questo video, perché sono assolutamente convinta che una chiara pianificazione a lungo e a medio termine sia il punto di partenza essenziale per una pianificazione settimanale e giornaliera efficaci. Per agevolare questo passaggio ho creato un altro foglio di lavoro che trovate sempre sul sito di Fuori Classe e che potete scaricare sia in formato PDF sia in formato Word, in modo tale che possiate modificarlo liberamente in base alle vostre necessità. Nei giorni scorsi molti di voi, tra cui Adriana, che saluto, mi hanno chiesto come mi sono organizzata io per prepararmi al concorso a cattedra e come ho gestito il tempo a disposizione, che naturalmente è molto poco. Bene, vi confesso che è stata una decisione tutt'altro che facile, e che soprattutto in una fase iniziale sono stata molto combattuta tra varie alternative. Inizialmente, ad esempio, avevo deciso di dedicare una settimana a ciascuna materia e di alternarla a rotazione. Poi mi sono resa conto che avendo a disposizione all'incirca 3 mesi e dovendo studiare almeno 7 materie, avrei avuto a disposizione meno di 2 settimane per materia. Allora ho deciso di tentare un altro approccio e di dedicare un'intera giornata a una singola materia, sempre alternandole. Ma anche in questo modo che cosa accadeva? Che quando a distanza di una settimana riprendevo in mano la prima materia di cui avevo affrontato lo studio, ormai erano trascorsi talmente tanti giorni che non ricordavo assolutamente più niente di quello che avevo studiato la settimana precedente e di conseguenza perdevo metà della giornata a ripassare quello che avevo studiato la settimana prima. Nel frattempo, naturalmente, continuavo a ripetermi che era un disastro, che non ce l'avrei mai fatta, che avrei dovuto cominciare a prepararmi molto tempo prima, che era impossibile conoscere tutte quelle materie, che il programma era immenso e non era possibile dominarlo, e quindi il mio dialogo interiore nel frattempo mi massacrava. Finché a un certo punto, a forza di studiare pedagogia e teorie dell'apprendimento, ho cominciato ad applicare queste teorie a me stessa. In particolare ho cominciato a riflettere su come potevo assicurarmi che le informazioni che a mano acquisivo fossero immagazzinate nella memoria a lungo termine. Infatti, come senz'altro sapete, come forse ricordate anche grazie alle bellissime immagini del film Pixar Inside Out, che ha rappresentato questo processo in modo molto icastico, la memoria a breve termine conserva le informazioni per un lasso di tempo molto limitato, all'incirca 20 secondi, e affinché queste informazioni vengano poi immagazzinate nella memoria a lungo termine, è necessario che il cervello le elabori molto profondamente attraverso un processo che si chiama reiterazione elaborativa. Il termine reiterazione significa semplicemente ripetizione, mentre l'aggettivo elaborativa significa che non si tratta di una ripetizione pedissequa, ma di una ripetizione fondata su una riorganizzazione e su una appropriazione dei contenuti affinché questi vengano trasmessi alla memoria a lungo termine, che, e questa è un'ottima notizia, ha una capacità pressoché illimitata. Come applicare queste nozioni teoriche allo studio per il concorso? In primo luogo io ho compreso che non potevo lasciar trascorrere una settimana tra lo studio di una materia e il suo ripasso, ma dovevo studiarla e ripassarla a distanza più ravvicinata. Per questo ho deciso di utilizzare un'organizzazione della giornata a blocchi. Che cosa intendo con organizzazione a blocchi? Intendo dire che ho suddiviso la mia giornata in blocchi della durata di circa 2 ore. Il primo blocco dalle 9 alle 11, il secondo blocco dalle 11 e un quarto alle 1 e un quarto, il terzo blocco dalle 2 alle 4, il quarto blocco dalle 4 e un quarto alle 6 e un quarto, il quinto blocco, un po' più breve, dalle 6 e un quarto alle 7 e mezza. Poi ho incominciato ad osservarmi e in particolare a focalizzare la mia attenzione sui momenti della giornata in cui ero più concentrata e più produttiva. Ad esempio, personalmente, i momenti in cui sono più concentrata e produttiva erano il secondo blocco, quindi dalle 11 e un quarto fino a
1:15 e il quarto blocco dalle 4:15 alle 6:15. Naturalmente questo è molto soggettivo, c'è chi è più concentrato di prima mattina, c'è chi è più concentrato dopo pranzo perché ha appena mangiato, e molti miei amici ad esempio si concentrano molto meglio di sera, dopo cena o addirittura durante la notte perché hanno meno fonti di distrazione e di disturbo. Quindi naturalmente ciascuno di voi può osservarsi e stabilire quali sono i momenti di picco della produttività e quali invece sono i momenti di calo della produttività. Questa fase di auto-osservazione naturalmente è una tappa fondamentale perché ovviamente noi collocheremo le materie più ostiche, quelle il cui studio ci riesce più indigesto, proprio negli orari di picco della produttività, mentre riserveremo agli orari di calo della produttività quelle materie che comunque ci appassionano talmente tanto, conosciamo talmente bene che possiamo studiare anche se non siamo concentrati al 100%. Ma come faccio a scegliere quali materie studiare nei momenti di picco della produttività e a quali invece riservare i momenti di calo della produttività e della concentrazione? Brian Tracy, l'autore di un libro che si intitola Eat That Frog, cioè ingoia quel rospo, suggerisce di dedicare le prime ore della giornata a svolgere quell'attività che ci risulta più ostica, cioè più ardua da portare a compimento. Personalmente mi sono resa conto che con me questa tecnica non funziona, perché se appena mi sveglio so che la prima materia che devo affrontare è una materia che non mi piace, che mi annoia, con cui incontro particolari difficoltà, mi passa completamente la motivazione e finisco per procrastinare all'infinito e sprecare tutta la giornata. Per questo io dedicavo il primo blocco della mia giornata, quello dalle 9 alle 11, a studiare storia, che è una materia che mi appassiona moltissimo e che mi faceva sentire molto motivata a cominciare. Tra le 11 e le 11:15 mi concedevo una breve pausa per poi riprendere a studiare e dedicare il mio primo momento di picco della produttività allo studio della geografia. Perché proprio geografia? Perché tra le mie materie di insegnamento, purtroppo, nel mio percorso di studi, geografia è stata senz'altro quella più sacrificata. Non tanto per una scelta personale, quanto per l'ovvia esigenza di dare adeguato spazio alle materie di indirizzo, letteratura italiana, storia della lingua italiana, letteratura latina, storia della lingua latina, eccetera. Per questo sentivo di dover dedicare le mie migliori energie allo studio di questa materia. Naturalmente tra 1:15 e le 2 mi fermavo per pranzare e riprendevo alle 2, ma dal momento che dopo pranzo normalmente ho l'abbiocco, quindi non è proprio il momento di picco della produttività della mia giornata, anzi è un momento decisamente di calo, avevo deciso di dedicare le ore tra le 2 e le 4 allo studio delle mie materie preferite. Per questo dalle 2 alle 4 studiavo a giorni alterni italiano e latino. Una settimana alternavo letteratura italiana e letteratura latina. La settimana successiva alternavo storia della lingua italiana o grammatica italiana e storia della lingua latina o grammatica latina, per poi tornare a letteratura italiana, letteratura latina, a settimane alterne. Dopo una breve pausa tra le 4 e le 4:15, il mio secondo momento di picco della produttività era dedicato allo studio delle avvertenze generali, in particolare allo studio della normativa, che naturalmente richiedeva una certa dose di energie mentali e di concentrazione. Infine, l'ultimo blocco di tempo, quello dalle 6:15 alle 7:30, lo dedicavo allo studio delle metodologie didattiche e delle teorie psicologiche e pedagogiche. Avevo scelto di dedicare l'ultima parte della giornata di studio a questi argomenti per due ragioni. La prima è che questi argomenti mi appassionano molto, hanno un'immediata ricaduta pratica nel nostro mestiere e di conseguenza trovavo sempre la motivazione, anche a fine giornata, anche quando ero molto stanca, per studiarli e riuscivo, essendo motivata, a memorizzarli molto facilmente perché ne individuavo subito la ricaduta pratica e gli aspetti, i risvolti concreti nel mio lavoro. In secondo luogo perché purtroppo i testi di riferimento che avevo individuato per studiare in particolare metodologie didattiche mi sembravano insufficienti, non mi sembravano completi e aggiornati quanto avrei voluto. Di conseguenza molto spesso dedicavo quest'ultima parte della mia giornata di studio a fare ricerca, ad aggiornarmi e a spulciare i siti di didattica. A questo proposito, se può interessarvi, scrivetemi in un commento sotto a questo video se volete che tratti anche il tema dei siti di didattica più aggiornati e interessanti. Questa organizzazione della giornata a blocchi faceva sì che non trascorressero mai più di 2 giorni senza che io toccassi una delle materie previste per il concorso. Inoltre, per agevolare quel processo di reiterazione elaborativa di cui abbiamo parlato prima, dedicavo il primo quarto d'ora di ciascun blocco a ripassare quanto avevo studiato della stessa materia il giorno precedente. Naturalmente, un quarto d'ora non è sufficiente a ripetere mentalmente tutto ciò che si è studiato nell'arco di 2 ore. Tuttavia, 15 minuti erano più che sufficienti per riguardare gli appunti che avevo preso, gli schemi che avevo fatto e fissare nella mia memoria le nozioni principali. Talvolta purtroppo per qualche imprevisto o magari per una maggiore stanchezza mentale,
accadeva che 2 ore non bastassero a studiare tutti gli argomenti che avevo previsto di affrontare in quel determinato giorno. Tuttavia, quando questo accadeva, non sottraevo tempo alle altre materie che avevo deciso di studiare quel giorno e il giorno successivo non riprendevo a studiare da dove mi ero interrotta il giorno precedente, bensì dall'argomento che avevo deciso di studiare in quel determinato giorno. Su un quaderno mi appuntavo gli argomenti rispetto ai quali ero rimasta indietro, che non avevo completato o che dovevo ancora studiare o ripassare, e riservavo un momento nel fine settimana a recuperare gli argomenti su cui ero rimasta indietro. Perché mi ero data questa regola? Perché non volevo che la sensazione di essere rimasta indietro si trascinasse lungo tutto l'arco della settimana e, come una valanga, condizionasse il mio studio dei giorni successivi. Quindi ogni giorno lo consideravo come un giorno nuovo in cui avevo la possibilità di portare a termine ciò che mi ero prefissata di studiare. Questo mi aiutava tantissimo a combattere la frustrazione e la sensazione di essere costantemente in ritardo, costantemente indietro e di non arrivare mai al traguardo. Per concludere, nel fine settimana recuperavo tutti gli argomenti che non ero riuscita a studiare dal lunedì al venerdì e, cosa più importante, mi dedicavo a rileggere tutti gli appunti, gli schemi, le sintesi che avevo fatto nel corso della settimana precedente. Infine, un ultimo trucco che mi consentiva di affrontare al meglio la mia giornata era quello di dedicare la mezz'ora compresa tra le 8:30 e le 9 a svolgere le cosiddette attività da 2 minuti: svuotare la lavastoviglie, mandare la lavatrice, rispondere a un'email, pagare una bolletta online, in modo tale da alleggerire il cervello dalle preoccupazioni legate alla quotidianità e al contempo aumentare il mio senso di autoefficacia sapendo di aver già portato a termine un elevato numero di attività, per quanto brevi, e quindi di essere già un passo avanti rispetto all'affrontare la mia giornata. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti come state pianificando il vostro studio, come state organizzando le vostre giornate. Soprattutto sarebbe molto importante un confronto con coloro che devono studiare altre materie diverse da quelle afferenti alle mie classi di concorso, vedere come vi regolate voi, come vi state organizzando, e sarebbe anche un ottimo spunto di riflessione e un ottimo confronto per tutti coloro che seguono questo canale. Io per il momento vi saluto qui, vi do appuntamento ai prossimi video nei quali continueremo a parlare dei libri di testo consigliati, delle prove concorsuali che dovrete affrontare, del concorso straordinario e di tanti altri argomenti. Se questo video vi è stato utile, vi ricordo di mettere mi piace e soprattutto di iscrivervi a Fuori Classe cliccando sul simbolo della campanella per attivare le notifiche. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto!